Ciao a tutti, rieccoci qua, rieccomi qua. Speravo di iniziare questa nuova serie di videocommenti riguardanti questo campionato, questa stagione del Livorno in Serie B, ma era diversa. Preferivo commentare magari una prestazione e il risultato diverso, quantomeno se proprio a livello di prestazione non potevo farla così bene, magari il risultato invece è andato così. Però allo stesso tempo, e questo dato che è un consiglio che mi sono dato, lo do anche a voi, per quanto riguarda il discorso calcistico, sia Livorno che altro, siamo calmi, nel senso, io ho deciso, questa cosa vi è una parentesi che inizia adesso e poi finirà dopo, lo dico io quando, ho deciso di d'ora in poi di essere più equilibrato nei commenti, nel senso, mi è capitato a volte di essere molto frettoloso, molto affrettato nei dare commenti, nel senso, magari Livorno una volta giocava bene, una volta giocava male e passavo da dire Livorno grandissima squadra, Livorno mamma mia squadra di cacca, insomma. Invece voglio essere un po' più equilibrato, e allo stesso tempo perché sto dicendo questo? Perché anche se a me la prestazione, di conseguenza anche poi il risultato che ne è venuto fuori di Livorno di oggi non mi è piaciuta, non che mi ha fatto schifissimo, però non mi è piaciuta, dobbiamo anche capire che la Serie B è iniziata ora, per il Livorno è iniziata adesso, il Livorno viene da, cioè la rosa di Livorno viene da una rivoluzione quasi totale, se non totale, quindi è stata rifondata la squadra perché ha preso, se non erro, 1 più 1 meno 16-15 giocatori. E più che altro calcoliamo anche che siamo neopromossi, giochiamo in trasferta contro una squadra che probabilmente credo che come obiettivo ha quello dei playoff, quindi stiamo calmi nel dare commenti affrettati, più che altro perché lo so com'è il tifoso medio, so come sono e quindi ho detto ok, non nei commenti, ma in generale voglio essere un po' più equilibrato, cioè voglio sì, ok, essere obiettivo su determinate cose dal mio punto di vista, però allo stesso tempo non voglio esagerare. Perché oggettivamente faccio un esempio, a me la prestazione di Livorno di oggi nel complesso non mi è piaciuta, se devo dare un voto do un 5, 5 e mezzo, 6 meno se proprio voglio bene a Livorno, voglio bene ai giocatori, insomma non do un 3, un 4 perché poteva anche andare peggio, non dal punto di vista del risultato, proprio del complesso, del complessivo sulla prestazione barra il risultato. E posso, cioè a me l'impressione, se dovessi partire in maniera aggressiva, avrei detto mamma mia ragazzi, speriamo che stanno le cose vadano bene perché ho visto certe osie, però invece bisogna cercare di essere un po' tranquilli e se proprio dobbiamo dare giudizi diamoli dopo un bel po' di partite, quando magari o nel singolo o nel totale hanno fatto quelle partite insieme o ho fatto il singolo quelle partite, quelle 8 partite, dice ok, magari mi ha sbugiardato in senso positivo, mi ha sbugiardato in senso negativo, è rimasto dove pensavo, quindi stiamo calmi. Questa è una precisazione che volevo fare, perché come ho detto prima non scordiamoci che una squadra, nonostante abbia avuto poi la preparazione, che parentesi, questa è una parentesi in più a quella che devo chiudere, a sentire dice che nelle prime partite Livorno accuserà perché è stata una preparazione abbastanza dura, quindi dal punto di vista fisico magari tanti giocatori non sono al 100%, o meglio non riescono a fare fino alla fine, fino a quando giocheranno la partita con condizioni ottimali, perché c'è una preparazione stata dura, poi dovrebbe succedere l'opposto, speriamo, questa parentesi, preparazione, non quell'altra. E poi appunto, nonostante sì, ok, uno può dire sì, è vero, hanno fatto la squadra una rosa titolare più panchinari nuova, però è da, cioè hanno avuto questi 2-3 mesi, anzi 2, per giocare insieme, sì, ok, però l'amichevoli e la Coppa Italia, per quanto è importante, magari soprattutto la seconda, per quanto magari di testa diventa un po' più seria, non ha niente a che vedere, a meno che uno non abbia come scopo quello di andare avanti il più possibile, di vincere la Coppa Italia, non ha niente a che vedere con il campionato, soprattutto di testa. Quindi, diciamo, quando il gioco si fa serio, è lì che vedi come gira un po' la squadra, ecco, non tanto, anche, ma non tanto, nell'amichevole barra partite di Coppa Italia. Chiusa parentesi, parliamo della partita. Allora, come ho detto prima, a me la prestazione di Livorno non mi è piaciuta. Se dovessi scegliere fra il primo e il secondo tempo, qual è le due, quello che mi è piaciuto di meno, direi sicuramente il primo. Nonostante nel primo non abbiamo preso gol e anzi abbiamo rischiato di farlo su rigore. Rigore che a parer mio, questa no, giunta mia, non c'era. Perché, cioè il fallo sì, però era abbastanza dubbio e
Sia perché le immagini, secondo me, hanno fatto, seppur non chiaramente, però presente che Gonnelli era fuori dall'area. E poi io sono dell'idea che rigore dubbio, determinate partite, cioè quando sì, rigore dubbio in determinate partite, soprattutto non le dai. Anche se questa non è che fosse, non so, io e Inter. Però quando è in dubbio non lo dai, soprattutto se il risultato è sempre di 0-0. Oh, eppure era per noi, quindi nel senso, voglio essere obiettivo. A parte questo, perché non mi è piaciuta la prestazione soprattutto del primo tempo di Livorno? Perché, e questo anzi, mettiamoci anche il secondo, poi il secondo racconto cosa ho visto di positivo rispetto al primo. Il Livorno non c'ha gioco, c'ha veramente veramente poco palleggio. Sì, qualcosina, ma aiutatemi a dire a Sprazzi, eh. A Sprazzi degli Sprazzi ha fatto qualcosa di tecnicamente bellino da vedere, magari qualche triangolazione, qualche passaggio azzeccato. Però per il resto basta, tanti passaggi sbagliati, marcature perse, disattenzioni banali. Che però, rimanendo sul discorso iniziale, magari per le prime partite spero non ci siano, però io personalmente posso abbonarli. Se poi mi fai le stesse cose dopo 36 mesi già insieme a tutti, allora c'è qualcosa che non va. Quindi, diciamo, ritornando al discorso della prestazione, da quel punto di vista il Livorno non mi è piaciuto. E il primo tempo è stato giocato più o meno a questi ritmi. Sì, poi ha avuto qualche occasione a Livorno, però niente di veramente pericoloso. Classici tiri da fuori area, comunque al limite dell'area, quando vedi la traiettoria, che se dici tiro è libera. Però per il resto niente, soprattutto mi riferisco all'azione di quella di Fazzi, cioè l'azione al tiro che ha fatto Fazzi, che credo sia stato il tarigore. Il tiro, l'occasione più pericolosa che ha avuto Livorno nel primo tempo. Passiamo al secondo tempo. Il secondo tempo, nonostante Livorno poi abbia preso due gol, fra l'altro due gol su rigori, che sì, ok, sono sempre gol, però alla fine ne ha presi su rigori. Dico la verità, non so se pescare alla fine potesse riuscire a far, cioè poteva riuscire a far gol o perlomeno due gol senza rigori, ma non perché Livorno abbia meritato rispetto a Pescara, no, assolutamente. Però Pescara sì, che Livorno ci ha avuto le sue cose negative, però anche il Pescara, soprattutto per nomi e fama che ha, mi aspettavo cose di meglio. Però questa no, sa mia e non inerente, la volevo dire solamente perché ci tenevo. E appunto, nonostante Livorno poi nel secondo tempo abbia preso due gol, sono rigori che comunque c'erano, o perlomeno erano molto più evidenti e meno dubbi rispetto a quelle che hanno dato a noi a favore nostro nel primo tempo. Cosa è successo? È successo che, soprattutto dopo aver preso il secondo gol, già un pochettino dopo il primo, ma soprattutto dal secondo gol in poi, il Livorno è come se si fosse un po' svegliato. E si è svegliato, tra virgolette, non completamente, non definitivamente, ma ancora di più dopo aver fatto il gol, insomma, sul 2-1. E lì il Livorno, diciamo, mi ha un po' salito di voti. Non l'ho dato un 4, anche se effettivamente se avessi dato un 4 troppo cattivo nonostante il discorso iniziale, però oggettivamente parlando della partita, prestazione dal punto di vista del palleggio, del gioco, dell'attenzione, della concentrazione è stata abbastanza insufficiente, seppure è stata la prima partita, cioè sono cose proprio individuali che uno sbaglia, soprattutto alcuni giocatori che farò presente a fine video. Mi sono perso, però a parte questo, ecco, la cosa che fa salire a parere mio un po' la votazione, quindi lo fa diventare un 5,5/6 volerli bene, è stato il punto di vista della grinta. Stranamente lo potevo capire se succedeva magari una partita casalinga giocando al picchi, ma non me l'aspettavo la prima di campionato sul risultato 2-0, non 1-0 ma 2-0, con 30 minuti alla fine, che non sono pochi ma non sono nemmeno tantissimi, però possono servire. Il fatto che c'è diciamo un voto d'orgoglio, chiamiamolo così, da parte di Livorno, perché Livorno dove ha preso il secondo gol ha giocato meglio rispetto a tutta la partita. Quindi se non sbaglio ha preso quel 61esimo, diciamo al 60esimo, il Livorno ha giochicchiato e il Pescara da una parte anche capibilmente, perché era sul 2-0, ha ritirato tanto, cioè ha ritirato tanto e addirittura ha fatto no le barriate, perché neanche Livorno ha tenuto paletti il Pescara, però diciamo è andato parecchio sulla difensiva. E questa cosa cosa ha portato a parte il gol? Che fra un bel gol è una grandissima palla di Alino, di Diamanti. È stata una palla veramente al bacio, per porcino, e fa vedere appunto che nonostante gli anni passano i piedi sono quelli.
anche se poi purtroppo solo il mancino, almeno oggi ha fatto la pancrossi destra, mamma mia. Vabbè, però se il sinistro è quello va bene così, almeno quello. A parte il gol, il Livorno poi ha preso un palo, ha avuto un'occasione, non mi ricordo se sul calcio d'angolo forse, comunque beh, chiamiamolo cross, che purtroppo mi pare proprio Connelli non ha sfruttato, tipo è stata una sorta di liscio, un po' un casino. Io ho avuto sfortuna in quell'occasione lì. E addirittura poi, proprio sul finale della partita, prima, l'ultima azione prima della fine della partita, il fischio finale, un'occasione clamorosa su Denelli, che se non sbaglio, cioè Denelli di testa sul calcio d'angolo, che se non sbaglio, Campagnaro ha praticamente tolto il pallone dalla linea. Tra l'altro non prendendo il pallone bene, per sua fortuna, perché se no se ne era suo gol, c'era il portiere davanti che se l'ha ritrovata, diciamo, tra le braccia e l'ha bloccata. Poi se avete modo, o con me o con altri, perché sai, vedi, è un casino trovarli comunque, di vederli a lights, magari capirete, o comunque capite se avete visto la partita. Quindi questa cosa qua a me è piaciuta e ha fatto salire un po', diciamo, il voto complessivo della squadra. Quindi dai, diamo un 5,5, vai. 6 no, vabbè, 6 no, 6 meno, 6 meno, vai, 6 meno. Quindi, cosa ho apprezzato e cosa non ho apprezzato? Ho apprezzato questa grinta, perché Livorno ha dimostrato, nonostante giocasse fuori casa, che psicologicamente posso garantirvi che significa tanto, soprattutto a questi livelli, anche se in Serie B non sei in Champions League. Mi è piaciuta appunto questa reazione grintosa. Ma non mi è piaciuta poi, cioè, la cosa principale, il discorso del gioco, perché Livorno non ce l'ha avuto. Quindi questo è un riassunto della partita, secondo me, dal punto di vista generale. Dal punto di vista specifico, andando su discorsi individuali, se dovessi scegliere fra chi è stato il migliore in campo, il peggiore in campo, e Livorno, nonostante poi il risultato sia quello che è, diciamo, peggiori, parto dal più peggio, anche se non si dice, parto dal peggiore. E poi vado a quello meno peggio. Se ne è stato in ordine Giannetti, Kozak e Di Gennaro. Invece fra i meglio io ci metterei al primo posto Murilo, che è andato al posto di Giannetti, fra l'altro. Perché cioè, mi è piaciuto tanto, ho apprezzato il fatto che soprattutto per i primi minuti, anzi per i primi decine di minuti, ha fatto proprio, lo vedevi, da una parte all'altra correva tanto, è una cosa che apprezzo tanto. Spero che uno possa correre non a vuoto, però apprezzo quantomeno lo sforzo, seguito poi da Danelli, perché Danelli soprattutto nel primo tempo su una scivolata ha levato una palla che probabilmente poi l'attaccante di Pescara avrebbe buttato dentro. Quindi mi è piaciuto, perché è vero, l'età è quella che è, l'esperienza ce n'ha tanta, anzi cioè, più che altro il discorso è perché la velocità è quella che è, però sempre l'esperienza ce n'ha tanta, è cosa che fa un po' ridere, che hanno poi ribadito i telecronisti quando guardano la partita, è il discorso del cioè, esordito in Serie B a 39 anni, perché è del 79, quindi fa un po' ridere. Però, se mi Danelli, cioè la sua esperienza può fare differenza in un campionato del genere. A parte lo due, perché gli altri sono un discorso dei peggiori. Giannetti non mi è piaciuto per niente, ma non perché ha sbagliato i rigori, ma proprio a ora, anche se mi devo basare su questa partita, però prendendo spunto anche dalle altre, però non mi piace. Vedete che c'è un numero importante sulle spalle, per te bello. Più che altro perché magari la qualità ce l'ha, però se ne è un po' troppo arrogante, può sempre rischiare la giocata in determinati casi e purtroppo nella maggior parte dei casi ci fa, tra virgolette, la figura di cacca. Quindi secondo me è un consiglio da uomo, ragazzi di 25 anni, quindi non da opinionista, da allenatore o altro, evita di fare cose individuali, alza la testa e smista un po' il gioco, e perché no fa anche gol. E quindi a lui non mi è piaciuto, e poi fra l'altro anche il discorso di rigore, questa cosa in più, mamma mia, rigore veramente inguardabile, proprio fuori tanto, per essere rigore, cosa che perché non ha a tratti, ma sono più le volte che qui ha tenuto male la palla, facendo tra virgolette una boa, un attacco, dove si mette nella palla, sale fare essere la squadra e smista un po', e mi è piaciuto poco, cioè mi aspettavo di più. E Di Gennaro, a parte la sua evidente rigore, non mi dà sicurezza, però tutti, sia quelli peggiori che migliori,
spero, tutti i migliori che possano confermarsi, che i peggiori possano rifarsi, però è una cosa molto superficiale, è una partita, magari non è una giornata. Spero che in futuro possano sbugiardarmi in senso chiaramente positivo. Detto questo, basta. Ora, anche se li vorrei giocare adesso, dopo aver saltato, aver riposato il primo turno, diciamo, di campionato, ora si riposa perché c'è la pausa nazionale, arriva la pausa nazionale, quindi poi ci rivediamo nella partita successiva. Spero di vederla, questa è una cosa in più che dire, tanto ormai il video sta durando la busi come sempre, però almeno il primo concedete, non credo di tanto. Io anche quest'anno, salvo, non lo so, licenziamenti, così a caso, spero di no, farò un lavoro che mi limiterà un po' dal punto di vista di vedere Livorno, sia in casa che fuori casa, quindi io spero di vedere tutte le partite, però quando non farò il commento è perché non sono riuscito a vedere la partita anche quest'anno. È successo già negli anni precedenti, però vorrei ribadirlo. Quindi io dico sempre, ci vediamo la prossima partita può essere quella effettiva, quella che c'è dopo, può essere anche quella, spero di no, però magari ve la c'è fra un mese, ecco. Nonostante tutto, almeno il risultato e come va la partita, io, questa è la cosa mia, mi tengo aggiornato. Non posso fare il commento perché, seppur poi magari possono essere opinioni buttate di fuori completamente diverse da quello, da quello che una persona magari che ne sa di arcio pensa, io alla fine voglio essere corretto e voglio portare solamente commenti quando riesco a vedere almeno un 95% di partita, o meglio ancora il 100%. Detto questo, niente, è la prima, ribadisco, è giusto essere un po' dispiaciuti, però non buttiamoci giù. Ci può stare, dai, soprattutto se siamo nelle promosse, soprattutto con una squadra rifondata. Via, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!